Vai. Salve, siamo qui leggermente in ritardo perché ci sono problemi di connessione. Io penso che mi vediate pixelato, ma ci stiamo provando. Questa è la prima diretta in assoluto organizzata da Pietrelive. In genere ne ho fatte altre con altri, ma è la prima volta che ne organizzo una io. E infatti tutti i problemi tecnici del mondo ci stanno capitando in questo momento, non per altro che perché durante la prima volta devi imparare un po' di cose, quindi le sto imparando. Cominciamo questo primo appuntamento di presentazione di Pietrelive con la presentazione di un libro, Identificazione di un poeta di Massimo Seriacopi, o Seriacopi, non ho mai capito come si Seriacopi, dice, ma tanto è Seriacopi. ma non ti preoccupare, lo sbagliano tutti. Ok, mi sta correggendo Massimo. E cominciamo questa prima presentazione con questo libro che è praticamente stato immaginato e pensato, ne parlavamo poco fa con gli altri, che adesso vi faccio vedere. Eccoci qui tutti. L'abbiamo immaginato questo libro in un bar di Firenze, praticamente a febbraio dell'anno scorso. Ero a Firenze con Roberto Corsi e Massimo a parlare di questo libro. Un mese dopo è scoppiato l'inferno, il putiferio e tutto quanto, ma quando l'abbiamo immaginato non pensavamo potesse succedere e ci dicevamo l'anno prossimo sarà Dante D, quindi dobbiamo fare assolutamente questo piccolo libro su Dante che inizierà una nuova collana di studi saggistici. Con noi ci sarà anche Maria Beatrice Di Castri, che adesso presenterà, farà tutto Roberto, io faccio il regista, cioè faccio la nota introduttiva e poi mi eclisso lasciando a lui lo scettro del potere. Però mi piaceva di Maria Beatrice, che ho conosciuto pochissimo fa, riportare una frase che si ricollega a questi giorni, un po' di delirio, ma anche di lotta. Mi diceva 5 minuti fa, Maria Beatrice, o Beatrice per gli amici, il nome non fu mai più idoneo a un appuntamento come questo, mi diceva: io oramai odio la parola resilienza, per me c'è soltanto la parola resistenza. E io su questa parola lascio il microfono a Roberto Corsi. Sì, bene, sono d'accordo con quello che dice Maria Beatrice e saluto le amiche e gli amici. Dunque, il libro l'ha già con i nostri mezzi potenti tecnici fatto vedere Antonio, comunque ve ne abbiamo parlato parecchio perché è uscito pochi giorni prima del Dante D. È appunto l'omaggio che già da un anno in questa famigerata riunione fiorentina abbiamo macchinato come doveroso per non solo il Dante D, ma per questo particolare Dante D, che viene nel mille, a segnare il settecentenario dalla dipartita del sommo poeta, e si chiama Identificazione di un poeta, strizzando un pochino l'occhio a Michelangelo Antonioni per uno spunto che è venuto fuori durante la creazione del libro e l'editing del libro da quanto aveva scritto l'autore del libro nella sua introduzione. L'autore del libro è Massimo Seriacopi, qui vicino a me, poi c'è Maria Beatrice Di Castri, ve li presento tra pochissimo. Il titolo è un trait d'union, cioè vuole strizzare l'occhio praticamente al trait d'union, che a uno dei trait d'union tra i cinque saggi, parlerei scherzosamente se non mi arriva un fulmine di un pentateuco, quindi di cinque saggi, prendendo se non arriva il fulminaccio, ma cinque saggi che secondo me hanno, e secondo l'autore chiaramente, hanno, e se si legge in introduzione, co in comune quattro di loro. L'autoriflessione che il poeta fa e l'identificazione appunto del poeta con i personaggi che viene via via ad incontrare. La mia idea, curando il libro, e ringrazio di questo sia l'autore che l'editore, mi hanno dato questa mia prima opportunità di addivenire alla cura. A me non piace la parola curatela, no? Che pure si può usare perché venendo da studi giuridici mi fa pensare all'incapacità di intendere di volere del sottoscritto, magari o altre cose. Preferisco la cura editoriale e vi ringrazio veramente tantissimo, è stato un onore e anche ho scritto en passant sul mio blog un'opportunità di avvicinarmi ancora più intensamente a Dante Alighieri e alla sua parabola anche umana. Quindi, per esempio, a me questo libro ha fatto bene perché mi ha tolto una incrostazione, anche una certa idea che secondo me hanno molti del Dante marmoreo, del Dante da monumento di Piazza Santa Croce, del Dante guarda e passa, che poi non sono neanche parole sue, bensì di Virgilio,
nei confronti dei personaggi che incontra durante il suo viaggio oltremondano, ma anche del Dante Almas Degnosa, perché se andiamo a vedere i personaggi che Massimo ha scelto, no? Questi quattro personaggi che incontriamo, non suscitano mai sdegno, neppure nei se connotati di regio dissimilitudinis, no? Cioè di dannazione, no? Anzi, l'identificazione più pericolosa ed il centro di gravità, se vogliamo, Massimo, su cui il libro si permea, è proprio sul personaggio di Ulisse, che tu, e ne parlerai, definirai identificazione pericolosa, perché è quasi totale, pur essendo nel regno infernale, no? di Dante con il personaggio, e porterai avanti molto bene una tua tesi anche forte e confliggente con qualche posizione anche contemporanea a te. Poi per il resto abbiamo per esempio appunto l'ironia e la dolcezza dell'incontro con Belacqua, che mi fa pensare quasi a qualche verso della tensione tra Dante e Forese, quindi viene rimossa ogni critica alla sua pigrizia e tutto si trasforma in un'affettuosa ironia, proprio perché siamo nel purgatorio, quindi il giudizio particolare è già avvenuto. Il discorso sulla vanagloria, su cui ti solleticherò e solleciterò un pochettino nel corso di questo incontro, perché per me è centrale, perché secondo me mette Dante tra l'undicesimo e anche il tredicesimo del purgatorio, quindi col personaggio di Oderisi, ma anche con Sapia dopo, anche se non lo tratta immediatamente il libro, mette in atto, secondo me, un procedimento, una messa in scena della propria psicologia di personaggio comunque dannato alla superbia, molto interessante, ma anche qui quindi c'è un'autoriflessione veramente forte, no? Veramente intensa, come in pochi altri passi del poema. E poi anche il discorso, il tema di Piccarda, qui siamo invece nel cielo della luna, no? Se non sbaglio, del paradiso, e l'idea di bellezza, l'idea, anche ora si sente molto spesso, anche non solo resilienza, ma la parola bellezza è con la B maiuscola, in questo caso correttamente collegata da Massimo Seriacopi alla idea platonica di bellezza come prima via di conoscenza del vero, dell'assoluto, dell'ideale e quindi anche del divino, se è vero come è vero, che Dante usa nell'ultimo canto della Paradiso, quindi della Divina Commedia, l'alta luce che da sé è vera, quindi il colmo della bellezza è anche il colmo della verità. Quindi, come vedete, un possente scavo di autoriflessione, un possente processo di identificazione mai sdegnosa, mai indifferente con i personaggi che si incontrano. Poi, chiaramente, la scelta di parlare di proprio questi personaggi si impernia su questo. Si poteva anche fare una carrellata di altri personaggi e magari questo sarà un secondo volume, chi lo sa, che potrà andare avanti su questo tema. Perché un altro no? Aspetto, un altro aspetto su cui brevemente vorrei dire una cosina è che mi è piaciuto molto che il libro abbia una pluralità di registri, cioè non è né un libro puramente divulgativo, né un libro puramente specialistico, e quindi pure nella filosofia anche un po' di pietre vive, che comunque, come vedete, fa presentare le conferenze al Corsi, che è un po' istrionico, magari poi sa anche qualcosa, però è anche divertente, eccetera. Però questo strumento di conoscenza della Divina Commedia sa alternare le informazioni biografiche, le informazioni bibliografiche anche con elementi di profonda collazione, per esempio, dei commentari, e porta, e Massimo spero ce ne parli, assieme a Maria Beatrice, anche una redazione inedita di un commentario all'opera di Dante Alighieri, che per la prima volta, credimi, se me ne dai conferma, viene portata su un testo contemporaneo. Perché ho parlato di quattro personaggi? Concludo brevemente. Perché la parte finale costituisce un piano sequenza, quindi si stacca dai personaggi della Divina Commedia, un piano sequenza lungo tre studiosi fortemente eterogenei tra loro, ma tutti e tre innamorati di Dante Alighieri. Quindi, se vogliamo, l'ultimo saggio che ci porta nel mondo di Giovanni Pascoli, anche qui ho ricevuto moltissimo da questo tuo contributo in termini per di arricchimento personale, ora, un saggio che poi ci porta subito dopo nell'opera di un fisico rumeno, Patapievici, spero di averlo pronunciato bene,
che si immagina il mondo dantesco visto con gli occhi di Beatrice, risolvendo almeno un paio di contraddizioni importanti rispetto a quella mappa che invece ci viene propinata, sai, quella del 1855 al liceo, coi cieli dell'Empireo sopra come un appendice, no? Del mondo geocentrico che, tolemaico che sta di sotto, e quindi risolve il problema di un universo che, se rappresentato con la fisica tradizionale, sarebbe con Lucifero al centro, quindi no? Una contraddizione in termini. E poi, per finire, con l'opera di Ismail Kadare o Kadare, che secondo me ha un altissimo valore se rapportata con la storia di Dante Alighieri, che secondo me ha questa componente fortissima di esule e di persona che, con tutta la sua scienza, poi va a finire 20 anni in esilio senza happy ending, senza film di Frank Capra con il lieto fine. In questo è estremamente moderna e ci porta a considerare, per esempio, il dramma della storia del popolo albanese, quindi di cui una componente robusta, e il dramma non solo dell'inferno come regime, ma anche il dramma della migrazione, come fortemente dantesco. Il messaggio reciprocamente di Dante, della vita di Dante, come profondamente umano e attuale. Quindi, quattro saggi su personaggi di Dante Alighieri, in cui lui riflette e si identifica con benevolenza e con ammirazione, e un saggio su, rovesciando il discorso, tre illustri studiosi che invece si sono identificati nel lavoro, nell'opera, nella tematica dantesca al 100%. Di questo ora parleranno meglio di me l'autore del libro e la nostra controrelatrice, io la chiamo così scherzosamente perché ha fatto già le sue prime considerazioni, che fra qualche tempo leggerete in riviste qualificate, ma che soprattutto potrà, nel suo primo approccio con il libro, evidenziare e dialogare con l'autore su quello che l'ha colpita, su quello su cui magari deve precisare qualcosa o chiedere qualcosa all'autore. Intanto presentiamoli. Allora, Massimo Seriacopi, oltre che io gli devo molto sul piano personale, perché è prefatore di un mio libro e non lo faccio, ma questa è l'ultima cosa che andrebbe detta. Docente di lettere, membro della Società Dantesca, direttore di collana dantesca, la minima dantesca presso l'editore Aracne. Io lo apprezzo e metto molto in alto nella mia considerazione per lui, soprattutto perché lui fa propria una cosa che scrive anche in questo libro, che leggerete anche in questo libro, cioè che il talento gratis dato va ridonato. E lui, in tempi prepandemici, e speriamo ancora nuovamente presto, una, due volte a settimana dona il suo talento esegetico alla città di Firenze, come una sorta di Savonarola del messaggio dantesco, in una intensa attività di conferenziere, di divulgatore, in cui ridà appunto alla città la sua interpretazione dei personaggi di Dante, della vita di Dante, dei documenti danteschi e dei suoi testi. Questo gratis, tengo a sottolineare, gratis. Gratis dato, va donato gratis. Maria Beatrice Di Castri, invece, altrettanto docente di lettere, ha scritto anche, se non ci teneva che io lo dicessi, tre libri di poesia, di cui uno molto bello, che è prefato dal nostro amico Lorenzo Bastida, che si chiama Doppi Nodi ed è appena uscito nel 2020, vero se non sbaglio, per Helicon Edizioni. Studiosa di Dante, studiosa di tanti illustri personaggi della nostra letteratura, io sono rimasto innamorato di Maria Beatrice e del suo intervento, perché dovete sapere che per il centenario di Primo Levi durante le celebrazioni della città di Firenze, che si chiamavano Questo è stato un uomo, uno spettacolo che, se non sbaglio, una conferenza che ha avuto luogo al Teatro dell'Affratellamento i primi giorni di maggio, io sono rimasta a bocca aperta per il suo intervento sulle storie naturali di Primo Levi. Lei, poi ho scoperto, studia molto Primo Levi, studia molto le tematiche della Shoah, e spero che questo suo intervento, che è in corso di revisione, possa presto vedere la luce, perché mi ha gettato una profonda consapevolezza, una profonda ammirazione per questa opera che conoscevo poco. Quindi, chi meglio di lei, come studiosa di Dante, come studiosa della letteratura, può lanciare qualche esca adesso all'autore? Le lascio la parola
Ti suggerirei, ecco, se posso, ecco, di condurre semplicemente la tua indagine su quello che ti ha colpito di più nel libro che hai avuto la benevolenza di leggere, quello che chiederesti semplicemente all'autore qui presente. E ora mi taccio, Grazie Roberto. per la gioia di Pietre Vive, editore. Poi naturalmente ti farò qualche domanda anch'io, interverrò Benissimo. se vuoi. Prego, Maria Beatrice. Bene. Allora, beh, intanto, insomma, grazie per questa assolutamente esagerata presentazione. Allora, io di libri di Massimo, insomma, ne ho letti diversi e tutte le volte con grande piacere, anche perché sono sempre dei libri dove Massimo sa veramente mettere insieme le sue competenze filologiche e una grande capacità divulgativa che naturalmente gli deriva anche dal fatto di essere un professore di scuola superiore, no? Quindi di misurarsi costantemente anche con questa esigenza di far rivivere Dante per un pubblico che è sempre diverso, è sempre nuovo e quindi anche pone delle domande diverse a questo autore che è così gigantesco e così universale. Quindi sono davvero questi saggi, dei saggi che danno un po' un'idea, insomma, no? Un piccolo assaggio di quelle che sono anche però le competenze specifiche di Massimo Siriacopi, perché abbiamo sia appunto dei saggi di taglio più filologico e soprattutto dove Massimo Siriacopi, che è un vero e proprio segugio, come dico sempre, dei commenti antichi, dei commenti più antichi a Dante e dei loro volgarizzamenti, mette a frutto anche proprio, diciamo, gli spunti che vengono dall'esegesi trecentesca di Dante. Ed è questo anche un aspetto su cui poi vorrei anche porre una domanda a Massimo Siriacopi. E però poi vediamo anche, vabbè, intanto la capacità di mettersi, come dire, in ascolto di Dante che ha Massimo Siriacopi. E come ho già detto in altre occasioni, il Dante di Massimo Siriacopi è un Dante anche piuttosto definito, no? Cioè è un Dante dove, come ho avuto l'occasione anche di scrivere insomma, recensendo un altro libro, un po' tout se tient, no? Cioè quest'idea di un Dante che crea davvero un sistema preordinato e organico dove possiamo trovare costantemente delle corrispondenze, no? Quindi c'è questa visione di Dante che poi è una visione, ed anche questa è un'altra questione che mi piacerebbe affrontare, che Massimo ravvisa per esempio in Giovanni Pascoli. E vengo appunto al terzo elemento della competenza di Massimo Siriacopi che viene fuori in questo libretto, cioè l'idea proprio anche della letteratura comparata. Addirittura qui Massimo si spinge anche oltre perché non fa soltanto una comparazione cioè, o meglio, no, non vede soltanto Dante attraverso la lente di Giovanni Pascoli e attraverso la ricezione, insomma, e la rilettura fatta da Ismail Kadare o Kadare che dir si voglia, ma addirittura, appunto, come dicevi tu giustamente prima, Roberto, inserisce anche questa lettura fatta da questo fisico rumeno Patapievici e quindi mostrare proprio ancora una volta questa dimensione anche di universalità del pensiero dantesco e come dire, Dante offra costantemente degli spunti anche di confronti con la contemporaneità. Allora io parto magari con una prima domanda relativa proprio anzi te ne faccio due insieme, vai così vediamo se rispondi a entrambe. Una, innanzitutto questa centralità, questa importanza che tu dai sempre un po' anche alle letture dei commentatori trecenteschi di Dante, no? E quindi vorrei che tu ci parlassi anche un po' di questo aspetto. E poi l'altra domanda che ti faccio, che è una domanda forse un po' provocatoria, è perché a me ha colpito molto, diciamo, tra questi saggi, il primo, cioè il saggio su Belacqua. Cioè perché te la butto lì proprio in maniera anche un po' così un po' grezza sta domanda. Perché ti è venuto in mente di scegliere proprio Belacqua tra tutti i personaggi possibili, no? Magari, insomma, nel Purgatorio troviamo veramente una vastissima galleria di personaggi e oltretutto il Purgatorio, come cerco di spiegare ai ragazzi, è anche la cantica dove emerge anche di più, secondo me, la dimensione metaletteraria di Dante, cioè Dante che si misura attraverso gli incontri che fa con quella che è stata anche la propria biografia, autobiografia
di intellettuale, di uomo e di poeta, no? Ecco, tra tutti questi, perché hai scelto proprio Belacqua per iniziare un po' questa tua rassegna? Quindi intanto ti ho già buttato lì due elementi, i commentatori trecenteschi e questa figura di Belacqua. Dante apre il secondo canto del Paradiso invitando i lettori, gli uditori della sua opera, a considerare se sono su una piccioletta barca e quindi potrebbero perdersi seguendo il suo tracciato, che va così tanto in profondità e in altezza, oppure se hanno prima preso nutrimento dal pan degli angeli che Dante aveva offerto nei quattro trattati del convivio. Possono permettersi di seguire il suo percorso così alto e così profondo. Anche io vi lancio subito una provocazione. Proviamo a far finta di avere gli strumenti necessari per affrontare l'altezza del dettato dantesco e proviamo a immaginare che cosa significa esserci formati culturalmente, moralmente, spiritualmente ai tempi di Dante. Cosa significa fare filosofia? Fare letteratura, arte e cultura ai tempi di Dante. Significa informarsi, informarsi e formarsi anche quindi su una base che cristianizza l'elemento, diciamo, classico latino, l'elemento ereditato dal mondo latino. E allora ecco perché dare tutta questa importanza ai commentatori della sua epoca, ai commentatori trecenteschi, come per esempio Francesco d'Abbuti, che io utilizzo con un carotaggio, diciamo così, del suo commento a Dante, e non dimentichiamo che Francesco d'Abbuti sostiene di avere informazioni di prima mano sulle intenzioni dantesche, perché sono personaggi, questi commentatori del Trecento, che pur portando in certi casi ad un fallimento esegetico, interpretativo, partecipano di quel suo stesso mondo morale, spirituale e culturale. L'opera di Dante è difficile, l'opera di Dante è polisema, l'opera di Dante in certi aspetti è criptica, tant'è vero che un filone importantissimo dell'interpretazione di Dante è un filone definito esoterico. Tra il modello provenzale del Trobarleu, il poetare facile, e il Trobarcluse, quello difficile che prevede più livelli di lettura, Dante sceglie sempre il Trobarcluse, quello difficile, quello che prevede, come spiega nel convivio, la lettura su quattro livelli, quello letterale, quello allegorico, quello morale e quello anagogico, cioè di confronto con l'eternità. Ecco allora perché dare tanto rilievo, comunque, al di là dei dati puntuali che possono essere inaccettabili, ai commentatori trecenteschi come Francesco d'Abbuti. Questi commentatori sostanzialmente ragionano come ragionava Dante e questo ci permette, in questo sta la mia provocazione, ci permette di calarci nei panni di Dante stesso. Pascoli l'aveva capito benissimo. Per interpretare Dante bisogna vedere cosa Dante stesso dice, come si autoidentifica, come si rivolge a noi lettori. Non a caso, come vedete, io ho iniziato proprio con un'apostrofe al lettore, o voi che siete in piccioletta barca. Tanto è difficile, richiede una preparazione e degli strumenti notevoli. Ma allora, e qui vi provoco, se io, uomo del XX secolo e ora del XXI, ma formato nel XX secolo, se io provo a interpretare Dante secondo Dante, a ragionare non come un uomo della mia epoca, ma come un uomo nato nella Firenze nel 1265, forse posso comprendere più a fondo, perché capisco quali sono le motivazioni che mi danno l'impulso a creare quest'opera d'arte e quali sono le finalità che mi propongo, che non sono finalità dedicate solo a me come singolo individuo creatore, ma che si rivolgono necessariamente alla ricerca di un bene per una collettività che deve ritornare a una sognata situazione primigenia paradisiaca. Un uomo che si è smarrito e che deve ritrovare la via della ricongiunzione con se stesso. Identificarsi significa essenzialmente riconoscersi,
riconoscersi nella propria nobiltà di essere umano. Quindi ecco perché utilizzare così tanti commentatori del Trecento. Interpretiamo Dante con chi condivideva ciò che faceva scienza per Dante, almeno nelle basi, almeno nella sostanza, poi variamente interpretata ed utilizzata, certo da Dante in modo geniale. E a questo punto possiamo anche aggiungere, riprendendo la provocazione di Roberto Corsi, Dante che non è soltanto un busto di marmo, non è soltanto un mito, ma è un essere umano con tutte le sue fragilità e con tutte le sue bellezze e miserie. Capiamo veramente che cosa significa allora confrontarsi con la quotidianità? Capiamo perché è così importante vedere il sorriso ironico ed autoironico di Dante nel quarto canto del Purgatorio, quando adocchia un'anima più negligente che se la pigrizia fosse sua sirocca, che se la pigrizia fosse sua sorella. Ma quanto ci riflette questo aspetto dentro l'animo, quando ci troviamo ingarbugliati ed incapaci di agire perché la pigrizia e la scarsa fiducia in noi stessi ci motiva? Ne sappiamo tutti qualcosa. Ecco perché la scelta di Belacqua. Perché Dante, evocando il personaggio di Belacqua, che era stato suo amico, sorride e si fa prendere in giro, fa dell'ironia e dell'autoironia. C'è uno scambio di battute tra amici, da lui immaginato, in questo antipurgatorio, che ci fa riflettere sul nostro modo di essere uomini, di relazionarci con gli altri e anche di affrontare la vita. Nessuno di noi, sono convinto di questo, è così sicuro delle proprie azioni. Ci lasciamo andare a volte all'inerzia perché non siamo sicuri di conoscere la via giusta. Dante qui si mette in gioco e si fa mettere in gioco. C'è veramente una metateatralità in questa rappresentazione. L'autore attore che si fa prendere in giro dall'amico e risponde alle sue battute. Vedete quindi perché diventa così importante utilizzare un personaggio considerato spesso secondario come Belacqua, come cartina di tornasole dei sentimenti e del modo di fare letteratura di Dante. Il gioco dentro il gioco. L'autore che scherza con noi e con se stesso e che introduce questo personaggio che ha fatto parte della sua vita. È stato comunque un elemento che ha costituito la sua vita e i suoi rapporti sociali. Ecco perché. E vorrei che davvero, come dice giustamente Beatrice, si capisse che in Dante tu se tieni. E allora io ho cercato, in questi frammenti di un mosaico che ho ricollegato insieme, di proporre proprio un percorso attraverso questi personaggi. I primi quattro casi sono appunto di identificazione ed auto-identificazione del poeta che propone un'autoriflessione attraverso questi episodi. E il quinto, che fa da cornice finale, diciamo così, che ricondensa il tutto, è un confronto con tre modi diversi e sicuramente non istituzionali del modo di cui appunto Dante è stato recepito nei secoli, per esempio con Pascoli nel passaggio tra XIX e XX secolo e con Patapiedici, Ora Roma Patapiedici e Ismail Kadaré nel passaggio tra XX e XXI secolo, addirittura nella storia di una nozione che una volta tanto, in questo credo di essere un po' innovatore, non è l'Italia. Dante recepito in Albania. Dante che ha avuto peso in una nazione dilaniata, come è stata l'Albania, oppure come è stato recepito nell'est d'Europa, in Romania, da un fisico, e quindi con una prospettiva completamente diversa a quella della maggior parte degli studi tradizionali. Un fisico che osa dire che Dante fa intersecare le tre dimensioni spaziali con la quarta dimensione, cioè con il tempo, e rende ragione finalmente di un universo che non può essere luciferocentrico, ma che per forza deve essere diocentrico. Solo in questo modo, con quella che noi chiamiamo ipersfera, si ha una corretta rappresentazione di come Dante vedesse l'universo, attraverso appunto quello speculum Dei che è Beatrice. E in più, altro elemento dissacrante rispetto alla tradizione, presentare un Pascoli che riconosce la sistematicità preorganizzata, preordinata del mondo dantesco, del poema dantesco che rappresenta tutto un universo,
e che ha il coraggio di scrivere nei suoi inediti che io ho rintracciato e pubblicato a Castelvecchio di Barga nella casa Musea di Pascoli, ha il coraggio di scrivere nel 1898, permettetemi di dirvelo in barba a tutte le istituzioni accademiche, che Dante si pone come figura Christi 40 anni prima del tanto osannato Auerbach. Vedete quindi come diventa necessario non fare il bell'acqua della situazione, non adagiarci su ciò che è già stato detto e che troppo facilmente viene dato per acquisito. Io sono un provocatore nato, ma in questo caso ho trovato terreno facile perché Dante e i suoi interpreti sanno essere più provocatori di me, ci costringono a rimetterci in discussione perché prima di tutto rimettono in discussione se stessi. Dante è un maestro anche in questo, il suo viaggio a rimettersi in discussione continuo. Prego. No, Lascio capisco. spazio a No. Beatrice o a Roberto a Sì, no, vostra scelta. a proposito di Pascoli, appunto, prima rispogliando il tuo libello, no, mi colpiva, insomma, rileggevo queste parole di Pascoli quando scrive: "Non perde nulla Dante a essere capito", no? Contro un po' anche questa idea che in qualche modo lo sforzo esegetico, lo sforzo di comprensione sarebbe una sorta di sfregio invece all'immediatezza, no? Della lettura impressionistica, che è un po' l'impostazione di Croce, no? La poesia non poesia, no? Invece comprendere anche così questa intelaiatura così profonda di significati che sta dietro le parole di Dante. Non toglie nulla poi anche alla possibilità di attingere alla bellezza anche dei versi, no? Con questo senza nulla togliere anche ad una possibile lettura più naif, insomma, no? Perché nell'accostarsi a Dante ci sta veramente tutto, basta come dico spesso, sapere che cosa stiamo facendo, insomma, no? Cioè sapere se stiamo facendo uno sforzo per capire cosa Dante volesse dire, o se vogliamo in qualche modo leggerlo perché ci fa piacere leggerlo, che è un'operazione anche questa assolutamente legittima. Anche perché poi due Certo, elementi si intersecano benissimo in Dante, si fondono benissimo, si corrispondono. assolutamente. Allora, un'altra domanda appunto riguarda il secondo saggio, cerco di andare un po' anche nell'ordine con cui questi testi sono disposti, no? Questo undicesimo canto del Purgatorio, che è tra i canti più belli, secondo me, della Commedia, ed Concordo. è un canto fondamentale. È un canto fondamentale, e, ecco, e vorrei che tu approfondissi un po' questo snodo così importante, no? Tra un canto che esalta in qualche modo la bellezza e la bellezza dell'arte, no? Quella bellezza che oltretutto viene anche così esaltata attraverso la descrizione, attraverso l'ecstasis come dire, delle immagini, no? Di queste probabilmente bassorilievi, no? Le anime purganti che sono state superbe in vita contemplano, no, lungo la cornice mentre portano il masso sulle spalle, Questo no? visibile parlare, un accostamento, Visibile una callida parlare, iunctura, direbbe Orazio, esattamente, favolosa. esattamente, no? Ecco, quindi da una parte questa esaltazione della bellezza e però al tempo stesso questo fortissimo richiamo anche alla precarietà della fama, no? E ci sono queste terzine bellissime pronunciate da Oderisi, che tra l'altro sembrano quasi tracciare una sorta di doppio manuale in embrione, no? Manuale della storia dell'arte e manuale della storia letteraria, no? Ecco, vorrei che tu magari mettessi un pochino a fuoco questo aspetto, no? Questo intreccio tra esaltazione della bellezza, esaltazione dell'umano, ma anche meditazione però sulla vanità della fama. Che pure è così importante per Dante. Anche Domanda questa abbastanza volta Dante, pertinente. certo, anche questa volta Dante mette in gioco se stesso, perché in questo undicesimo canto del Purgatorio, quando parla della fama nell'arte, evocando le figure di Cimabue superato da Giotto, mette poi in rilievo anche questo superamento da parte del secondo Guido del primo Guido, quindi un Guido Cavalcanti che è superato nell'onore della lingua poetica. Guido Guinizelli, ma forse verrà a sua volta superato, verrà cacciato dal nido insieme a Guido Guinizelli da una persona che è già nata. È un chiaro riferimento che ne dicano i critici che ne discutono a se stesso, ma spiegherà anche Dante che Oderisi
parlandogli della vanità di questa fama, anche se velatamente, gli fa predire il superamento assoluto che otterrà Dante stesso, gli fa anche, gli appiana un gran tumore con questo invito all'umiltà, nonostante questa grandezza della sua fama. Vedete, Dante qui mette veramente a nudo il suo problema con la superbia, la sua presa di coscienza della sua altezza, del suo intelletto e della sua capacità poetica. Lo evidenzia, ma allo stesso tempo dà un monito agli altri, a se stessi insieme, rappresentante dell'intero genere umano, di quanto abbiamo bisogno di riconoscere che non possiamo vivere da soli, che credenti o non credenti abbiamo bisogno del riconoscimento degli altri e del collegamento con gli altri. Poi, nel caso di Dante credente, abbiamo anche bisogno di riconoscere la necessità di rivolgersi a Dio. Proprio per questo il mio discorso si basa sull'idea del ridonare ciò che si è ricevuto in dono. Dante, componendo quest'opera, questo elemento umano mette in gioco la presa di coscienza del fatto che noi abbiamo delle responsabilità all'interno del contesto nel quale viviamo. Dobbiamo fare qualcosa per lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Dobbiamo dare il nostro contributo. Vedete, Dante non è facile da comprendere proprio perché scava così in profondità in tutti gli aspetti luminosi e oscuri dell'animo umano, compresi i suoi. Riconoscerà, quando sarà nella cornice degli invidiosi, che la superbia è qualcosa che lo caratterizza profondamente. Questa volontà di amare il male altrui perché ti ritieni superiore e quindi questa necessità di raddrizzarsi perché il tuo talento rifulge veramente solo se lo metti a servizio, umilmente. Qui infatti ti volevo chiedere qualcosa anch'io, se posso inserirti, perché come poeta da sottobosco questo discorso della vanagloria mi aveva colpito molto, no? Ovviamente anche io ritengo che questo canto sia bellissimo, in particolare la figura di Oderisi, e io ritengo che sia bellissimo, quasi cinematografico, questo meccanismo che hai già in parte insieme a Maria Beatrice evidenziato, vale a dire che si parla della vanagloria. Però comunque si mette in scena attraverso un altro personaggio un episodio di esaltazione di sé. Ecco, io mi sono domandato, e non solo, ma anche se nel libro non c'è, ma magari il lettore sarà spinto ad approfondire, due canti dopo, con Sapia, c'è quel famoso passo tra gli invidiosi in cui Sapia chiede: ma che ci fai tu? Sei un anche se hai gli occhi aperti, no? Perché gli invidiosi hanno gli occhi cuciti. Sei qui per scontare pena dell'invidia? Dico no, sostanzialmente dice, perché ancora mi pesa già mi pesa sulla testa la punizione di Superbo, no? Correggimi se non va, se vado errato. Non molto tempo mi spetterà il giro in Ecco, questa cornice allora è un degli meccanismo invidiosi. cinematografico bellissimo, perché tu condanni un peccato, te ne fai, confessi questo peccato attraverso un'altra persona e poi confessi la sua, e poi prevedi la sua stessa espiazione due canti più in là. Questo mi piace tantissimo. Ecco, ma io ti volevo chiedere una domanda meno tecnica, forse. Io ho fatto qualche indagine su superbia e vanagloria, no? Sulle fonti che potevano essere dantesche, e ho trovato che nell'Etica Nicomachea di Aristotele, no? Humilitas non connumeratur a filosofo inter virtutes. E mi ricordo anche quindi che l'umiltà di per sé, da Aristotele, non era, se interpreto bene, vista come virtù perché contraria alla magnanimità. E mi ricordo anche, facendo una piccola deviazione, di una delle tue belle lezioni, appunto, gratis date, gratis donate, alla libreria Salvemini, in cui dicevi che chi visse senza infamia e senza lodo, tu interpreti infamia non come virtù negativa, ma come mancanza di fama. Giusto? Sì. Ricordo bene. Ecco, allora, facendo forse un pochino di confusione io, però probabilmente, anche se poi dopo ho letto anche qualcosa di San Tommaso che cerca appunto nella Summa Teologica di ricomporre il tutto, cioè di dire che in realtà,
per il bene si richiedono due virtù, una per moderare e frenare l'animo, che è l'umiltà, e l'altra per fortificarlo contro la disperazione, quindi la poca stima di sé, come dicevi, e spingerlo alla conquista di cose grandi, che è la magnanimità. Arriva poi a dire che la superbia è il più grave di tutti i peccati perché, per esempio, è alla base dell'invidia stessa. Questo nella Summa Teologica. Quanto Dante, qual è la concezione della superbia per Dante in rapporto al confine appunto con l'esaltazione nobilitante di sé, come dici nella prefazione? Cioè, qual è il discrimine per cui l'esaltazione nobilitante di sé e il voler ambire a dei fini alti poi non diventa superbia? È la virtù cristiana, l'orientamento verso i valori cristiani, come dice San Tommaso, aspetta perché ovviamente me lo sono annotato. Dunque, seguendo la retta ragione, che poi è la ragione teologica, suppongo, piccola curiosità mia. Allora, la questione si pone in questi termini. Per Aristotele l'umiltà non è una virtù perché non è cristiano. L'umiltà è virtù per il cristiano e quindi per Dante. Attenzione al concetto di magnanimità, perché è un'arma a doppio taglio. È ammirevole per tanti aspetti, ma la magnanimità può non solo non portare al bene, ma addirittura può condurti al male, perché ti fa correre il rischio di considerarti addirittura superiore a quel giusto mezzo nel quale la virtù consiste. Infatti, Tommaso d'Aquino, pazzescamente ma anche genialmente, cerca di cristianizzare il pensiero di Aristotele. Che cosa fa Dante allora per distinguere la magnanimità dalla santità delle anime del paradiso? Utilizza il termine magnanimo nell'inferno. Ammira per certi aspetti Farinata degli Uberti. Ma questo magnanimo, così viene definito insieme a Guido Cavalcanti, che vuole compiere grandi imprese, che ha grandi doti, arriva all'inferno. Invece, nel paradiso, solo nel paradiso, Dante utilizzerà 3 volte il termine magnificenza. E vi spiego dove è riferito a chi. 17° canto del paradiso, verso 85. Le sue magnificenze riferite a Can Grando della Scala, suo grande amico, grande politico, grande condottiero. 31° canto del Paradiso, nel ringraziamento e saluto finale a Beatrice, Dante parla della tua magnificenza riferita a Beatrice, e al verso 88, quindi del canto 31°, e il canto 33° verso 20. Dante riferisce questo termine alla Madonna, alla donna perfetta. Quindi attenzione, l'umiltà è importante perché mentre la magnanimità può essere qualcosa di bello, ma anche può condurti a rovina, perché è una potenzialità, nella santità paradisiaca la magnanimità viene messa in atto, diventa magnificenza, diventa compimento di azioni grandi secondo l'ottica cristiana. Ecco come Dante completa e invera quello che riceve dalla tradizione aristotelica e filtrata poi attraverso il tomismo e quindi attraverso l'ottica cristiana, che snatura in realtà il pensiero di Aristotele, ma che permette a Dante di utilizzare questo pensiero in chiave cristiana. Ecco il percorso quindi che viene proposto. L'umiltà, come viene dimostrato nel rito lustrale, e nel rito che prevede il cingersi con un giunco che rinasce dove l'onda batte, perché è l'unica pianta che asseconda il movimento dell'onda, appunto con umiltà allegoricamente, ti permette di riconoscere il bisogno dell'intervento divino, il fatto che sei creatura e non creatore, che puoi diventare creatore solo per concessione di chi ha creato l'universo. Questo canta Dante attraverso la sua opera. Si fa uno strumento di Dio, pur riconoscendo la sua componente magnanima e superba. Dante non si accontenta di essere magnanimo. Dante vuole diventare profeta e profeta cristiano. Grazie. Ottimo. Dunque, non so, regista, quanto tempo ci è concesso?
ad libitum. Allora, direi che sul terzo saggio su Piccarda, no? Qui si tratta la bellezza e il suo contrario, quindi la bellezza, come ho detto, come forma di conoscenza e di ascesa all'ideale. Quindi hai citato giustamente il platonismo di Dante sotto questo aspetto. Vorrei se dal punto di vista editoriale, chiederti qualcosa di più di questa redazione inedita, perché come sai, durante la creazione del libro, insomma, la revisione del libro mi ha suscitato molta curiosità. E perché può essere utile agli autori? Poi, se Maria Beatrice ha qualche domanda sul merito, diciamo, della bellezza come armonia, sul canto terzo, Sì. benvenuta. Io avevo più una curiosità di sapere, anche se la nota è molto esaustiva, quella che hai fornito, qualche cosa di più su questa circostanza della redazione inedita del commento di Francesco Dabuti che abbiamo ospitato qui nel libro. Una Allora pura faccio subito. questione. Didi Sì, Beatrice. faccio subito Anche anch'io Beatrice. la mia domanda, che era un approfondimento proprio su questa similitudine che utilizza Dante quando appunto nello scambiare, no, le anime che si presentano in forma così diafana, un po' come mi vedo io in questa pessima videocamera di cui dispongo, va bene, in questa forma così diafana, Dante le scambia per figure specchiate, no? E si gira indietro e sarà Beatrice poi a spiegargli che invece quelle sono vere sostanze, no? E Dante dice di essere incorso nell'errore contrario rispetto a quello di Narciso. Ecco, volevo chiederti un po', diciamo così, dei chiarimenti, un approfondimento su questo mito di Narciso che Dante richiama qui. Bene, rispondo in questo modo. Per quanto riguarda la redazione inedita di Francesco Dabuti, vorrei che si comprendesse che è importante ritrovare anche commenti inediti, come ho fatto io, o redazioni inedite, sia per una questione linguistica, di studio di storia della lingua, sia per l'interpretazione di Dante, sia poi perché queste opere di commento, come anche nel caso di Francesco Dabuti, uno dei migliori commentatori dell'epoca, si tratta di opere che hanno anche una loro vita propria dal punto di vista letterario. Non dimentichiamoci che sono anche opere letterarie, di interpretazione di Dante, ma anche opere con una valenza linguistico-letteraria. Per questo è così importante confrontarci, oltre che per l'interpretazione. Poi, rispondo brevemente anche a Beatrice. Per quanto mi riguarda, io ritengo che non sia casuale questa scelta di Dante della ripresa nel terzo canto del Paradiso del mito di Narciso. È un invito non soltanto a non fidarsi delle apparenze, ma un invito anche a riflettere, e non uso a caso il termine, che a volte noi crediamo di rivedere rispecchiati degli elementi che in noi non ci sono, che ci portano verso il fallimento o verso l'imboccare una strada fallace, una strada non veritiera. C'è bisogno di guardare la verità così com'è, senza indugiare a rivolgersi indietro a cercare elementi che non ci sono. Io l'ho interpretato in questo modo, questo passo del mito di Narciso. Dante vuole che non ci sia una concezione solipsistica ed egoistica della realtà. Bisogna avere il coraggio di affrontarla direttamente al di là delle apparenze. Insisterò per concludere questo nostro dialogo sulla figura di Ulisse, il Dante che si propone come un nuovo Ulisse. Se Beatrice e Roberto hanno delle domande a questo No, proposito, ben vengano. era Altrimenti. proprio, volevo portarti proprio lì, visto che anche Anch'io quantitativamente a uguale. livello di pagine, diciamo che il saggio su Ulisse, lo diciamo ai futuri lettori, che occupa una certa importanza, una certa quantità di pagine, è quello che fa la collazione più ampia tra tutti i commentatori e poi porta delle tesi forti e importanti. Sintetizzando al massimo, si domanda: superbia, sfida al divino, inganno verso i frati, no? Nell'orazione picciola, che cosa c'è
veramente di tutto questo, e Massimo risponde da par suo. Quindi diamogli la parola e portiamolo direttamente, se sei d'accordo, Maria Beatrice, su. Assolutamente sul sì, pezzo, anche come si dice da noi. E poi il canto di Ulisse è un vecchio cavallo di battaglia di Massimo Seriacopi, che anche nasce come dantista proprio. Lo facciamo giocare in grazie all'Ulisse dantesco, è vero. Quindi concludo spiegando che Ulisse per Dante è veramente qualcuno in cui rispecchiare se stesso. Ulisse è un Dante senza cristianesimo. Ulisse è un personaggio che ci fa vedere come si possa toccare, proprio per magnanimità e per volontà di conoscenza del vero, uno degli estremi, e quindi qualcosa di vizioso, della prudenza, della volontà di conoscenza, non consapevolmente, e quindi, anche se nella legge l'ignoranza non viene scusata, in un certo senso non colpevolmente. Le colpe di Ulisse che lo condannano alla dimensione infernale sono quelle elencate con chiarezza da Virgilio: il triplice inganno, il cavallo di Troia, l'inganno di Achille e il furto del Palladio. Ulisse non sbaglia nel suo ultimo viaggio, semplicemente, senza poterlo sapere, senza poterne avere contezza, fa questo viaggio quando non è ancora il tempo opportuno, quando non c'è stato il sacrificio di redenzione di Cristo. E quindi, notate, Ulisse non viene bloccato dopo aver oltrepassato le colonne d'Ercole, ci naviga oltre per ben 5 mesi lunari, viene fermato dal meccanismo di autodifesa del purgatorio, quando cioè arriva a intravedere la realtà escatologica, la realtà dell'anima, in quanto pagano dal cristiano viene fermato. Un turbine divino che blocca questa impresa troppo ardimentosa, non adeguata al tempo. Dante è un Ulisse che, condotto da Dio stesso perché deve svolgere una missione provvidenziale, ed essendo cristiano battezzato perché 1300 anni prima c'è stato Cristo, arriverà invece al contatto con il divino, facendosi profeta del divino. Ulisse fallisce in questa impresa e non può quindi salvarsi. Dante ripercorrerà tutte le tappe confrontandosi con come sarei stato io Dante Alighieri se non avessi avuto il cristianesimo, con questa stessa capacità di uso della parola, con questa stessa volontà di conoscenza, ma non legittimata dal divino. Ecco, questo è il punto di arrivo sul quale Dante ci invita a riflettere attraverso l'episodio di Ulisse. Io ringrazio veramente tanto Antonio Lillo per aver avuto il coraggio con la Pietre Vive di pubblicare questo libriccino piccolo, ma vi assicuro già anche alla vista delizioso, un piccolo pieno ringrazio di Maria ecco, sono unito. Ecco, ringrazio poi molto Maria Beatrice, che oltre a farmi delle splendide recensioni ha una capacità di analisi veramente notevolissima e da coltivare con costanza, ma a questo ci penso io perché la stimolo e la pungolo di continuo. Ringrazio Roberto che veramente ha saputo fare anche in questo caso un'analisi finissima, oltre a essere stato un curatore prezioso e attentissimo di questo libro. Grazie veramente. Qualche papera, oggi ho fatto qualche papera perché sono stato distratto da quella paperella. Bene, ma veramente ringrazio tutti e tre per l'atmosfera che avete permesso di creare in questo incontro. Grazie davvero. Io e grazie dire una cosa. A coloro che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno. Allora, volevo dire una cosa a Massimo, grazie a te. E poi volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta al telefono. Mi hanno chiesto perché chi ha scelto l'azzurro delle scritte, perché secondo loro è pacchiano, secondo un commentatore. E volevo dire che io avevo fatto delle slide, delle condivisioni di schermo con la copertina del libro, per cui era bellissimo, solo che ogni volta che condividevo mi saltava la connessione. Dovevi dire dolce colore d'oriental zaffiro, e così li mettevi a posto subito, no? Così. No, volevo terminare su una nota kitsch, e quindi l'ho fatto. Però grazie a voi per l'incontro. No, grazie anche a chi ci ha ascoltato. Avete visto quanto abbiamo dovuto anche sacrificare le domande su Ulisse, perché per via che siamo
che come direbbe Cavaradossi, l'ora è fuggita, no? Siamo già a 54 minuti. Quanto in poche Non ce ne pagine, siamo perché si ancora. tratta pur sempre di un libro di l'ultimo numero di pagine è il 69, se non sbaglio, no? Quindi un libro di una settantina di pagine, Massimo Seriacopi abbia saputo concentrare attraverso questi cinque saggi, che quindi saranno in grado di soddisfare, io penso, sia il lettore alla ricerca di lumi in più di carattere biografico e bibliografico, sia quello alla ricerca di quesiti più sostanziosi. E spero che, ecco, questo possa darvi soddisfazione. Il curatore è stato lumi l'ancella del genio creatore, come diceva Adriana. Tra poco c'è l'Adriana Le Couvreur in scena al Maggio Musicale, quindi citazione che va benissimo. Io Anche vi mando, ringrazio anche se tutti. purtroppo solo virtualmente, un Va bene. abbraccio, come potete vedere. Quindi, Grazie. Antonio, fai un'altra slide della copertina Ringrazio. del libro, fallo vedere. No, perché mi salta la connessione, posso solo dire. Ecco, va Ah, bene, questa. identificazione di un poeta. Prendetelo a chilometro zero sul sito pietrevieveditore.it. Mi raccomando, Sì, vi c'è il aspettiamo. link in descrizione. A presto. Grazie, A presto, grazie arrivederci. davvero, un Saluto abbraccio. a tutti. Leggere il libro.